Pokémon arriva su Nintendo Switch con Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee. Mi raccomando, guardate questo video fino alla fine perché tutto quello che sentirete è estremamente importante. Ma andiamo dunque ad analizzare il trailer assieme. La primissima cosa che vediamo è il nuovo protagonista, dal design molto più giovanile rispetto ai precedenti. La storia gira attorno agli avvenimenti di Pokémon Giallo, tuttavia ci saranno alcune cose mai viste prima. La regione è dunque quella di Kanto, molto curata esteticamente e ricostruita in alta definizione. Vediamo Biancavilla, il percorso 1, quella che sembra essere Smeraldopoli, e poi la nuova protagonista, la quale tiene Eevee sulla sua testa mentre esplora il bosco Smeraldo o il porto di Aranciopoli. Farà il suo ritorno il professor Oak e, cosa che più volte ipotizzammo, i Pokémon saranno visibili nell'overworld di gioco. Vale a dire che per avviare una lotta, tra virgolette, e dopo capirete il perché, dovrete correre incontro al mostriciattolo, proprio come in Pokémon Ranger. La cattura però, ahimè, funzionerà proprio come in Pokémon Go. In lotta, infatti, a quanto pare, non avremo la possibilità di appunto combattere contro il Pokémon, ma solo quella di lanciargli una Pokéball in stile Pokémon Go, grazie al motion control di Switch. Ma attenzione, perché utilizzando un Joy-Con a testa potrete giocare in modalità cooperativa locale con un vostro amico per esplorare e catturare Pokémon insieme. Difatti sarà possibile effettuare una cattura perfetta se entrambe le Pokéball lanciate colpiranno il Pokémon nello stesso istante. Potrete inoltre allearvi per combattere gli allenatori che troverete sul vostro cammino e, come se non bastasse, sarà disponibile anche un accessorio esterno per simulare il lancio della Pokéball, e non a caso il suo nome sarà Pokéball Plus. Questo nuovo accessorio, che sarà venduto a parte, funzionerà anche come il buono e vecchio Pokéwalker. Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee saranno inoltre compatibili con Pokémon Go, dal quale potremo trasferire i Pokémon nel nostro personale Parco Go, e viceversa dalle nuove versioni per Switch potremo inviare regali speciali all'applicazione per smartphone. Tornerà il Poképassaggio, che verrà espanso e migliorato, ad esempio potremo cavalcare il nostro Onix, nuotare con Lapras, e sì, quell'immagine che girava nel periodo di Pasqua era vera, mi viene da ridere, oppure volare con il maestoso Charizard. Un'altra funzione che farà il suo ritorno è quella del Pokémon accompagnatore, da come possiamo notare, e cosa molto interessante, potremo cambiare d'abito il nostro Pikachu oppure Eevee, personalizzandolo come vogliamo. Vedremo anche fare il ritorno del Team Rocket, ma cosa più epica di tutte, ci troveremo faccia a faccia con il leggendario Mewtwo, che pare finalmente avere un ruolo nella storia. Infine, proprio negli ultimi secondi del trailer, veniamo a conoscenza di due cose. In Pokémon Let's Go ci sarà un Pokémon speciale direttamente dal gioco Pokémon che uscirà nel 2019, e che la data d'uscita sarà in tutto il mondo il 16 novembre 2018. Aspettate, ho per caso detto gioco Pokémon in uscita nel 2019? Sì, infatti Pokémon Let's Go non è il capitolo RPG annunciato da Ishihara durante l'E3 2017, bensì un titolo pensato a chi si avvicina per la prima volta al brand. Per un vero titolo RPG Pokémon in stile XY o Storia Luna dovremo dunque aspettare un altro anno. Note positive di questo primo trailer visto? Il gameplay è rimasto invariato, i protagonisti sono nuovi e anche la storia pare presentare alcuni cambiamenti, grafica curata e accattivante. Inoltre Game Freak ci prepara al prossimo gioco Pokémon, dandoci un possibile mostriciattolo di 8ª generazione in questi titoli. Note negative in questo primo trailer: il gioco si ispira troppo a Pokémon Go, questo per attirare il nuovo pubblico, cambiando persino il classico metodo di cattura. Sarà la mossa giusta? I protagonisti sono i più piccoli mai visti sino ad ora, e per fan di vecchia data come sottoscritto potrebbe essere una cosa fastidiosa. A quanto pare non ci sarà il gioco online, non è ancora confermata come cosa, quindi prendete tutto con le pinze. Ed infine è stato confermato che all'interno del gioco potremo catturare solo Pokémon di Kanto e alcune forme di Alola, proprio come ci disse RealLeaks. Dunque allenatori, questo è quanto. Cosa ne pensate di questi nuovi giochi della saga principale Pokémon? Sì, non sono spin-off. Li acquisterete o aspetterete il 2019 per mettere le mani sull'8ª generazione? Fatecelo sapere ovviamente con un commento, e se il video ti è piaciuto condividilo anche con i tuoi amici e lascia un like per un povero Diego che sta registrando questo video alle 5 di mattina e che non sa che ora andrà a dormire. Per questo video è tutto, let's go allenatori, let's go!